un docu-spot per valorizzare il patrimonio storico-religioso di Barletta, realizzato dal FIOF con voce narrante e musica scritta appositamente. Fuori le mura ricostruisce con la tecnica del disegno animato le chiese presenti sul territorio, avendo cura di rappresentarle anche come erano all'origine, con cenni storici e riferimenti legati alla tradizione popolare e culturale. Martedì sera in cattedrale la prima assoluta di una creazione che punta a valorizzare le bellezze della città della disfida ed a promuovere il turismo religioso. Il FIOF ha ritenuto utile e interessante realizzare questo meraviglioso filmato e siamo sicuri che avrà un prosieguo, in quanto rimarrà come archivio della nostra città, come patrimonio della nostra città visiva, attraverso un filmato innovativo, ricco di grafiche, ricco di esperienze, ripeto, nuove dal punto di vista della cinematografia. Allo storico Victor Rivera Magos il compito di condurre i visitatori virtuali in un tempo lontano e ricco di fascino. Il patrimonio ecclesiastico, che è un patrimonio non soltanto di elevati e quindi di chiese, per come le vediamo normalmente quando passeggiamo le nostre strade, è un patrimonio nascosto ai più perché è conservato appunto nelle chiese stesse. Sono importanti le nostre tele, i nostri dipinti, che sono per lo più in età medievale, particolarmente quelli dedicati alla Vergine e ai racconti della Bibbia sostanzialmente. Ma è una città che da questo punto di vista, nella sua dimensione internazionale, ha saputo cogliere lo spirito dei tempi che viveva. Cenni storici, ma anche forme e visione estetica. L'architetto Azzurrapelle illustra le bellezze di chiese come la Cattedrale, San Ruggero, il Santo Sepolcro, Santa Lucia, Sant'Andrea e la Santissima Trinità. Il progetto Fuori le Mura e il mio contributo a questo bellissimo progetto è quello di un architetto che guarda attraverso le forme e la storia il senso degli oggetti di questa città, in questo caso le chiese romaniche, tutta la loro storia e contributo alla formazione di una città, della sua storia e della sua cultura. Ogni approfondimento sicuramente è nutrimento per la nostra identità, ci deve accompagnare sempre con lo spirito di curiosità e scientificità che deve appartenere a ognuno di noi. Leggere i nostri edifici, le nostre storie, sicuramente ci arricchisce e ci dà un rilancio per guardare a un futuro con una consapevolezza differente.